Oh Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto e mi aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia. Pietro, Cristo, pietra angolare, fondamento immutabile, stabilito dal Padre per unire le genti. Vieni, dolce Signore, che salva, edifica la Chiesa, una santa città del Dio vivente, tempio della salvezza. Vieni, dolce Signore, vieni nella tua casa, accogli con clemenza i voti dei fedeli. In questa tua dimora la grazia dello Spirito discenda sulla Chiesa pellegrina nel mondo. Si onore al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, al Dio triunico, fonte d'eterna gloria. Amen. Una casa di preghiera sarà la mia casa. O Dio, tu sei il mio Dio, all'aurora ti cerco, di te ho sete l'anima mia. A te anela la mia carne, come terra deserta, anima senza acqua. Così nel santuario ti ho cercato per contemplare la tua potenza e la tua gloria. Poiché la tua grazia vale più della vita, le labbra diranno la tua lode. Così ti benedirò finché io viva, nel tuo nome alzerò le mie mani. Mi sazierò come all'alto convito, e con voce di gioia ti loderà la mia bocca. Nel mio giaciglio di te mi ricordo, penso a te nelle veglie notturne. Tu sei stato il mio aiuto, esulto di gioia all'ombra delle tue ali. A te si stringe l'anima mia. La forza della tua destra mi sostiene. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Una casa di preghiera sarà la mia casa. Benedetto sei tu, Signore, nel tempio santo della tua gloria. Benedite opere tutte del Signore, Signore. Lodato ed esaltato e lode ai secoli. Benedite angeli del Signore, Signore, benedite cieli del Signore. Benedite acque tutte che siete sopra i cieli, Signore.
Benedita potenza tutte del Signore, il Signore. Benedite sole e luna, il Signore. Benedite stelle del cielo, il Signore. Benedite piogge e rugiade, il Signore. Benedite o venti tutti, il Signore. Benedite fuoco e calore, il Signore. Benedite freddo e caldo, il Signore. Benedite rugiada e brina, il Signore. Benedite cielo e freddo, il Signore. Benedite ghiacci e nevi, il Signore. Benedite notti e giorni, il Signore. Benedite luce e tenebre, il Signore. Benedite folgore e nubi, il Signore. Benedica la terra, il Signore. Glorielo ai santi nei secoli. Benedite monti e colline, il Signore. Benedite creature che germinate sulla terra, il Signore. Benedite sorgenti, il Signore. Benedite mari e fiumi, il Signore. Benedite mostri marini e quando si muove nell'acqua, il Signore. Benedite animali tutti, selvaggi e domestici, il Signore. Benedite figli dell'uomo, il Signore. Benedica Israele, il Signore. Lo lodi e lo esalti nei secoli. Benedite i sacerdoti del Signore, il Signore. Benedite o servi del Signore, il Signore. Benedite spiriti e anime dei giusti, il Signore. Benedite pie umili di cuore, il Signore. Benedite Anania, Azaria e Misaele, il Signore. Lodate voi ed esaltatelo nei secoli. Benediciamo il Padre e il Figlio con lo Spirito Santo. Lodiamolo ed esaltiamolo nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel firmamento del cielo, degno di lode e di gloria nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, nel Tempio Santo della tua gloria. Lodate il Signore nell'assemblea dei santi. Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Gioisca Israele nel suo creatore, esultino nell'onore i figli di di noi il suo nome con danze, con timpani e cetri gli cantino inni. Il Signore ama il suo popolo, incorona gli umili di vittoria. Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti nei loro giacigli. Le lodi di Dio sulla loro bocca, la spada per tagli delle loro mani. Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti. Per stringere in catene i loro capi, i loro nobili in ceppi di ferro. Per eseguire su di essi il giudizio già scritto. Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Lodate il Signore nell'assemblea dei santi. Li condurrò sul mio monte santo e li coronerò di gioia nella mia casa di preghiera. I loro olocausti e i loro sacrifici saliranno graditi sul mio altare, perché il mio tempio si chiamerà casa di preghiera per tutti i popoli.
Grande il Signore è degno di lode. Grande il Signore è degno di lode. Nella sua città, sul suo santo monte. È degno di lode. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Grande il Signore è degno di lode. Zaccheo, scendi subito, oggi devo fermarmi a casa tua. Scese e accolse il Signore con grande gioia. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. Alleluia. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide e suo servo, come aveva promesso per bocca ai suoi santi profeti di un tempo. Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così egli ha promesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza. Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci liberati dalle mani dei nemici, di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E il tuo bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati. Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Zaccheo, scendi subito, oggi devo fermarmi a casa tua. Scesi e accolsi il Signore con grande gioia. Oggi la salvezza è venuta in questa casa. Alleluia. Fratelli carissimi, noi siamo pietre vive edificate in tempio spirituale sulla pietra eletta che è Cristo. Diciamo insieme: santifica la tua Chiesa, Signore. Padre Santo, mistico agricoltore, purifica e custodisci e rendi feconda la tua vigna, perché con la tua benedizione si estenda su tutta la terra. Pastore eterno, protegge e moltiplica il tuo gregge che è la Chiesa. Fa che tutti i popoli si raccolgano in un solo vide e sotto un solo pastore. Divino seminatore, semina la parola di vita eterna nel tuo campo che è il mondo, perché produca il 100 per 1 per la messe del tuo regno. Sapiente costruttore, mantieni compatta la tua casa e santifica la famiglia radunata nel tuo nome, perché risplenda a tutti come nuova Gerusalemme la sposa santa del tuo Figlio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi lo rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. O Dio, che con pietre vive scelti prepari il tempio della tua gloria e fondi sulla Chiesa il tuo Spirito Santo, perché edifichi il popolo dei credenti che formerà la Gerusalemme del cielo, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen.
Il Signore sia con voi. Con il tuo spirito. Benediciamo il Signore. Rendiamo grazie a Dio. Le anime dei nostri parenti, amici e benefattori, le anime dei fedeli defunti, dei defunti della famiglia associativa, dei sacerdoti e sorelle defunte, per la misericordia di Dio riposino in pace. Amen. E l'ora media è del giorno. O Spirito Paraclito, uno col Padre e Figlio, discende a noi benigno nell'intimo dei cuori. Voce mente si accordino nel ritmo della lode, il tuo fuoco si unisca in un'anima sola. O luce di sapienza, rivelaci il mistero del Dio Trino e unico, fonte di eterno amore. Amen. Santa è la Chiesa del Signore, Dio la coltiva, Dio la costruisce. Meravigliosa è la tua alleanza, per questo io sono fedele. La tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza al semplice. Apro anelante la bocca perché desidero i tuoi comandamenti. Volgiti a me e abbi misericordia. Tu che sei giusto per chi ama il tuo nome. Rendi saldi i miei passi secondo la tua parola e su di me non prevalga il male. Salvami dall'oppressione dell'uomo e obbedirò ai tuoi precetti. Fai sapere del tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi comandamenti. Fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché non osservano la tua legge. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio si alza nell'assemblea divina, giudica in mezzo agli dèi. Fino a quando giudicherete iniquamente e sosterrete la parte degli empi? Difenderete il debole all'orfano, al misero e al povero fate giustizia. Salvate il debole e il indigente, liberatelo dalla mano degli empi. Non capiscono, non vogliono intendere, avanzano nelle tenebre, vacillano tutte le fondamenta della terra. Io ho detto, voi siete dei, siete tutti figli dell'Altissimo, eppure morirete come ogni uomo, cadrete come tutti i potenti. Sorgi, Dio, a giudicare la terra, perché a te appartengono tutte le genti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nella mia angoscia ho gridato al Signore ed Egli mi ha risposto. Signore, libera la mia vita dalle labbra di menzogna, dalla lingua ingannatrice. Che ti posso dare? Come ripagarti, lingua ingannatrice? Frecce acute come di un prode con carboni di ginepro. Mentre dice anche lo straniero immoso, dimoro fra le tende di Peda. Troppo io ho dimorato con chi detesta la pace. Io sono per la pace, ma quando ne parlo, essi vogliono la guerra. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come eri in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa è la Chiesa del Signore, Dio la coltiva, Dio la costruisce. Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi. Amo, Signore, la casa dove dimori. Il luogo abita la tua gloria. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus. Bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tua. Domine Deus Rex Celesti,
Deus Pater Omnipotens, Domine Fili Unigenite, Iesum Christe, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patri, qui tollis peccata mundi, miserere nobi. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecatione nostra. Qui sedes, Padre, exeram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus sancta dominus, tu solus santissimus, Iesu Christe, cum sancto Gloria Dei Patri. Preghiamo. Ascolto, Padre, la preghiera del tuo popolo che ricorda il giorno della dedicazione del Tempio di Latenarense. Perché la comunità che si raduna in questa santa dimora possa offrirti un servizio degno e irreprensibile e ottenga pienamente i frutti della redenzione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni un uomo, il cui aspetto era come di bronzo, mi condusse all'ingresso del tempio e vidi che sotto la soglia del tempio usciva acqua verso oriente, poiché la facciata del tempio era verso oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del tempio, dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno, fino alla porta esterna rivolta ad oriente, e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Mi disse: «Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno, e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario». I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Un fiume rallegra la città di Dio. Un fiume rallegra la città di Dio. Dio è per noi rifugio e fortezza, aiuto infallibile si è mostrato nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se vacillano i monti nel fondo del mare. Un fiume rallegra la città di Dio. Un fiume e i suoi canali rallegrano la città di Dio, la più santa delle dimore dell'Altissimo. Dio in mezzo ad essa non potrà vacillare. Dio la soccorre allo spuntare dell'alba. Un fiume rallegra la città di Dio. Il Signore degli eserciti è con noi. Nostro baluardo è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto cose tremende sulla terra. Un fiume rallegra la città di Dio.
Io mi sono scelto e ho consacrato questa casa perché il mio nome vi resti per sempre. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, oh Signore. Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel Tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e là seduti i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal Tempio. Con le pecore e i buoi, gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi. Gli ai venditori di colombe disse: portate via queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. I suoi discepoli si ricordarono che sta scritto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Allora i giudei presero la parola e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Rispose loro Gesù: distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei: questo tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo farai risorgere. Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Cari fratelli e sorelle, celebriamo oggi la festa della dedicazione di San Giovanni in Laterano, la chiesa madre di tutte le chiese. È una festa particolare, è una festa che si celebra in tutta la chiesa, proprio perché questa chiesa costruita da Costantino è stata sempre l'unità, l'unione di tutte le chiese e quindi viene chiamata oggi, ripeto, con il titolo di Chiesa Madre. La Chiesa. Ma chi è la Chiesa? Sono le mura o siamo noi? Oggi, celebrando questa festa, non solo vogliamo ricordare questo Tempio, ma vogliamo ricordare anche il Tempio vivo che siamo noi. Siamo noi la Chiesa, tutti, uniti nel Papa, nella gerarchia, nei sacerdoti, ma tutti noi formiamo la Chiesa sull'unica pietra viva che è Cristo. Ecco perché questa festa oggi trova non solo, deve trovare in noi il senso della comunità e della comunione, una comunità in comunione con Pietro, con il Papa, con Papa Francesco, ma deve ritrovare quella comunità e quella comunione tra tutti i cristiani del mondo. Ecco perché noi oggi la celebriamo proprio come Tempio vivo, quel luogo santo, quel luogo vivo, cui Gesù stesso, nel brano del Vangelo di Giovanni, l'avete ascoltato, quel luogo che era un luogo, il Tempio di Gerusalemme, Tempio dove si vendeva, si comprava, si faceva, è stato e sarà, come voglio, come volevano. Ma Gesù ricorda a noi che la Chiesa
è tempio vivo. E quello che hanno ricordato, ciò che dice la scrittura, lo zelo della tua casa mi divora. Proprio per questo vogliamo ricordarci che noi siamo una tenda in mezzo alla terra, una tenda grandissima, con tante piccole tende che siamo noi, ma tutta questa tenda un giorno sarà tolta per formare un'unica tenda, che è quella della Gerusalemme celeste, a cui tutti noi siamo chiamati. E voglio anche oggi ringraziare il Signore, lo ringrazio perché molti anni fa, proprio in questo giorno, mi sono consacrato a Dio per le mani di un grande abate, l'eccellentissimo Romualdo Girianti, il quale mi offrì a Dio proprio verso quest'ora, nella messa del mattino, dove pronunciai per la prima volta Suscipe, Suscipe Domine, secundum me l'opium tuum et vivam. E per tre volte si ripeteva questo per ricordare a noi stessi, ecco, accetti mio Signore e fai così, quello che tu vuoi, ricordati però che sono un uomo, un povero uomo. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito figlio di Dio. Nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato della stessa sostanza. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra discesa dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel grembo della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti. E il suo regno credono lo Spirito Santo, che il Signore dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Pregate perché il mio e vostro sacrificio
sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, Signore, le offerte che ti presentiamo e dona al tuo popolo in preghiera la grazia redentrice dei tuoi sacramenti e la gioia di vedere esauditi i voti e le speranze. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nel tuo amore per l'umanità hai voluto abitare là dove raccolti il tuo popolo in preghiera, per fare di noi il Tempio dello Spirito Santo, in cui risplenda la santità dei tuoi figli. Questa Chiesa misticamente adombrata nel segno del Tempio, tu la santifichi sempre come sposa del Cristo. Madre lieta di una moltitudine di figli, per collegarla accanto a te rivestita di gloria. E noi, uniti agli angeli e ai santi, innalziamo a te l'inno di benedizione, di lode. Padre clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare questi doni, di benedire queste offerte, questo santo e immacolato sacrificio,
Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace e la protegga, la raccolga nell'unità e la governi su tutta la terra, con il tuo servo e il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Ciro e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli. Ricordati di tutti i presenti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo, anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio vivo e vero, con la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del Dio e Signore nostro Gesù Cristo, San Giuseppe suo Sposo, i Santi Apostoli e Martiri, Pietro, Paolo e Andrea, e tutti i santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci aiuto e protezione. Accetta anche noi, Padre Santo, l'offerta che ti presentiamo, noi, i tuoi ministri e tutta la tua famiglia, disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge degli eletti. Santifico Dio questa offerta con la potenza della tua benedizione, e degnati di accettarle il nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. E già alla vigilia della sua passione, egli prese il pane nelle sue mani santi e venerabili, e alzando gli occhi al cielo a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò. Lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese questo glorioso calice nelle sue mani, santi e venerabili, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. In questo sacrificio, Padre, noi, tuoi ministri e il tuo popolo santo, celebriamo il memoriale della beata passione nella risurrezione dei morti e nella gloriosa ascensione al cielo del Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Offriamo alla maestà divina e tra i doni che ci hai dato la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna e calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec, tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Padre onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo angelo santo sia portata sull'altare del cielo davanti alla tua maestà divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione celeste. Ricordati, Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduti con il segno della fede e dormono il sonno della pace.
Dona loro, Signore, a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte nella comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Valeriano e Cecilia, e tutti i santi. Ammettici a godere della loro sorte beata, non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti al comando del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi benigno la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che tra due apostoli vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. O Dio, che hai fatto della tua Chiesa il regno visibile della Gerusalemme celeste, per la forza misteriosa dei tuoi sacramenti, trasformaci in tempio vivo della tua grazia, perché possiamo entrare nella dimora della tua gloria, per Cristo nostro Signore.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. E augurando a voi, fratelli e sorelle, che siete in ascolto, uniti in questa cappella, vi auguro ogni bene e che possiate essere veramente Chiesa viva, Chiesa di appartenenza totale a Cristo e alla famiglia associativa, ai sacerdoti, alle sorelle. Voglio ricordare ciò che ho detto prima, dite sempre al Signore, suscipe me Domine, secundum elocrium tuum et vivam. Questo è quello che dobbiamo dire al Signore, perché possa suscitare tra le sorelle, tra i sacerdoti, sante vocazioni, nella famiglia associativa, molto più ardore, molta più missionarietà. La speranza di Cristo rimanga in voi, andiate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Splendido.